Quindi, buongiorno a tutti, siamo alla quarta lezione in aula, terza settimana. Tanto è tutto registrato, quindi chi arriva adesso, arrivasse un attimo in ritardo, può eventualmente rivedere la fase iniziale se necessario. Tanto all'inizio io incomincio sempre con un breve riassunto di quello che abbiamo fatto le volte precedenti. Vi ricordate, abbiamo esplorato JavaScript, abbiamo incontrato, come dire, il primo paradigma un po' peculiare di JavaScript, che è la programmazione funzionale fatta con le callback. E l'abbiamo fatta apposta non tanto perché ci interessi la programmazione funzionale, ma perché dobbiamo entrare nella mentalità di JavaScript, dove queste funzioni, che chiamiamo callback, si passano a destra, a sinistra, si ritornano nelle funzioni e così via. Quindi si passano come parametri e si ritornano come risultato. Perché poi tutto il resto di JavaScript che vedremo è in buona parte fatto così. Oggi ci concentriamo invece su un aspetto che abbiamo già accennato la volta scorsa e che troverete nel laboratorio di giovedì, quindi di dopodomani, che è la programmazione asincrona. Di nuovo un altro di quegli aspetti, forse il più importante che vediamo del linguaggio JavaScript, perché JavaScript è fortemente asincrono, ha un unico thread di esecuzione, quindi se ci mettiamo a fare delle cose complicate in questo thread che bloccano, il risultato è che non si potrà fare più nient'altro. E questo in una pagina web, che è il nostro obiettivo finale, perché vogliamo fare applicazioni web, non tanto imparare a programmare il JavaScript per scrivere del codice JavaScript standalone, anche se lo faremo un pochino sul server, ma il server, diciamo, lo facciamo per comodità più perché siamo obbligati. Invece nel browser dobbiamo usare JavaScript. Se in JavaScript ci mettiamo a fare cose complicate nel browser, quindi blocchiamo, e l'interazione con l'utente è bloccata. Voi cliccate, fate, interagite con la pagina e se deve rispondere un pezzettino di codice JavaScript non lo fa fino a che diciamo, l'esecuzione corrente non è terminata e quindi c'è il tempo, diciamo così, oppure la possibilità, meglio dire, di eseguire il codice collegato all'evento che si è verificato, che tipicamente è stato scatenato dall'utente, ma non solo. Quindi oggi parliamo solo di programmazione asincrona, faremo degli esempi e andiamo a vedere le promise, le parole chiave async, await, che sono state introdotte in una versione un po' più recente di JavaScript perché ci servono per scrivere i nostri programmi. Vedremo poi sia lato client sia lato anche server quando ci sarà necessità. Ok, quindi questo l'avevamo già anche provato. Quello che non avevamo tanto visto in pratica, avevo solo accennato a voce, e come funziona questo meccanismo dell'event loop? Io ho pensato, visto che non c'è sulle slide, di mettervi a disposizione un link che facevamo vedere negli scorsi anni sul nostro solito sito, il GitHub, dove mettiamo tutte le cose settimana per settimana. Quindi, ieri, come ho mandato l'avviso su Slack, avete visto che ho caricato una cartella Wikitrack, ci sono già un po' di esempi, eccetera. E c'è anche un README, che non è niente di particolare, se voi andate a vedere è proprio solo testo con un link un po' lungo, questo l'ho messo lì a disposizione, che ci porta ad una pagina abbastanza interessante perché ci visualizza graficamente come funziona l'event loop. Ok? Possiamo chiudere questo e qui c'è il video di quello che ha fatto tutta questa spiegazione, eccetera, se siete curiosi andate a vederlo, però diciamo noi proviamo questo semplicissimo pezzettino di codice, che ingrandisco, che è molto simile a quello delle slide, no? Quindi facciamo delle operazioni di stampa video per renderci conto di quello che succede, di quando il codice viene eseguito, e in più impostiamo un timeout, che è la cosa più semplice per vedere, diciamo, un'operazione asincrona in Node, perché non abbiamo gli eventi, non possiamo cliccare da qualche parte perché non abbiamo un'interfaccia grafica, no? Quindi la cosa più semplice è creare un timeout, ma poi vedremo che possono esserci altre operazioni, per esempio l'input-output da tastiera, piuttosto che la lettura da un DB, piuttosto che la lettura da file e così via. Comunque qui impostiamo un timeout, come funziona il timeout l'abbiamo visto l'altra volta, passiamo una callback, che qui scriviamo al volo, quindi function timeout aperta, chiusa tonda, aperta graffa. Cosa ci mettiamo dentro? È semplicemente una stampa per far vedere che è stata eseguita. C, callback, o quello che volete, insomma, parte C, vabbè. Potevamo scriverla sotto forma di function, di arrow function, quindi aprire e chiudere le tonde, freccia,
console che parte sì, funziona anche così, quindi queste sono le varie sintassi, qui è stata scritta così, va bene. 5.000 millisecondi, quindi dopo 5 secondi questa funzione viene eseguita. Ma dove viene messa questa cosa? Cioè quando viene eseguita? Cosa succede diciamo all'interprete JavaScript una volta che ha finito e così via? Bene, allora io vi anticipo già che qui vedete il cosiddetto call stack, cioè come negli altri linguaggi di programmazione, quando chiamiamo una nuova funzione, partiamo diciamo così dal main, quindi dalla prima istruzione del programma, quando chiamiamo una nuova funzione, un elemento viene posto su questo stack delle chiamate di funzione. Quindi se lì dentro poi ne chiamiamo una seconda, c'è un secondo elemento, eccetera, quando facciamo return, questo elemento sparisce, no? Si crea un nuovo, si chiama frame sullo stack delle chiamate. Questo è in C, C++, in Python, insomma, in tutti i linguaggi che supportano le funzioni. Questa cosa, diciamo, con qualche variante funziona in questa maniera. Quindi anche in JavaScript è così. Il punto è cosa succede nel momento in cui questo stack, dopo che è iniziato, ha fatto le sue operazioni, diventa vuoto, no? Una volta che diventa vuoto, gli altri programmi cosa fanno? Terminano. Perché? Perché non fanno niente altro. Finito, termina. JavaScript no. No, se c'è ancora qualcosa da fare. Questo qualcosa da fare sarà qui a destra. Qui è chiamato Web APIs perché in realtà, diciamo, l'esempio si rivolge più che altro al fatto che facciamo questa operazione nel browser. Quindi il browser sa che è in attesa che si verifichino degli eventi per il quale deve chiamare del codice. Ok? E poi c'è una coda di funzioni da chiamare che devono essere eseguite, perché non sempre si può eseguire. Perché? Perché se sto già facendo qualcosa qui in questo call stack, quindi ci sono già dei frame, quindi sto eseguendo del codice, devo aspettare che finisca. Ok? Quindi quello che vi dicevo prima, JavaScript è single-threaded, quindi se sta facendo una cosa non ne può fare un'altra, devo aspettare che finisca. Proviamo il codice, con questo bottone Save and Run, vedrete, poi lo rifacciamo, non si può regolare la velocità purtroppo, però insomma, 5 secondi ci danno il tempo di parlare un attimo. Quindi prima console log, set timeout, console log e poi qui è finito. Intanto però sto aspettando che il timeout scatti, una volta che è scattato il timeout, la callback è stata messa qui in coda in attesa di essere eseguita. E poi, siccome io avevo già finito l'esecuzione del resto del codice, è stata subito portata nello stack delle chiamate, è stata subito eseguita. Ma se io qui stessi facendo del resto, devo aspettare che questo resto finisca, ok? Quindi, attenzione, più cose facciamo qui, e meno la possibilità abbiamo di far partire qualcos'altro prendendolo dalla coda delle callback da eseguire. Riguardiamo, console. Il set timeout che mi mette in coda questa cosa, console il resto del codice, finisce, questo andrà sotto e poi viene preso ed eseguito. Ok? Il part C, avete visto che ha creato un secondo frame, perché è una seconda chiamata. Quindi prima chiamiamo timeout, adesso comparirà, chiamiamo timeout e sopra c'è il console log C, poi ritorna, il timeout termina, a questo punto, ok, termino, perché non ho più niente altro da fare, non c'è niente che devo attendere. Su una pagina web non terminerò mai perché qui in realtà o attendo dei timer, o attendo input output, oppure attendo un'interazione con l'utente. Quindi l'utente, finché la pagina è aperta, può cliccare, può fare qualcosa che mi può scatenare l'esecuzione di una callback, che in realtà non è subito eseguita, questo che voglio sottolineare, ma viene messa in questa coda in attesa di essere eseguita. In coda tutte le altre, perché magari c'è già qualcos'altro in coda. Ho fatto due click, ma quando ho fatto il primo click stavo eseguendo del resto, quindi quel primo click è in attesa, di essere, cioè la callback di quel primo click è in attesa di essere eseguita. E poi faccio un secondo click e la seconda viene messa in coda dopo la prima e così via. Quando ho finito di eseguire queste operazioni, si va a vedere nella coda se c'è qualcos'altro, viene portato diciamo nel thread di esecuzione, cioè l'unico thread di esecuzione viene eseguito. Ok? Quindi provatelo poi anche per conto vostro. Vi ho messo a disposizione il codice. Ovviamente il timeout in qualche maniera si è salvato il fatto che deve il codice. E
Quindi viene eseguito e poi il console log appare dopo 5 secondi. Ok? Bene, quindi questo è il cosiddetto event loop, no? Dove possiamo accodare callback derivanti da eventi, ma in realtà da qualsiasi tipo di evento, quindi anche eventi che creiamo noi col timeout, quindi eventi nel futuro, piuttosto che appunto input-output che andiamo a fare con le funzioni apposta dell'ambiente. Ah, c'è una domanda? Sì? Diciamo, allora, il concetto di fine del programma in JavaScript è un po', diciamo, improprio, no? Nel senso che quando passa sul setTimeout imposta il fatto che dovrà eseguire una funzione tra 5 secondi, no? Ed è quello che sì, succede quando vede questa cosa sta girando, quindi internamente Node o il browser stanno, aspettando che passino 5 secondi per prendere il codice che lei ha scritto come callback della setTimeout e metterlo qui nella coda delle callback da eseguire. Okay? Fino a che c'è qualcosa qui, vuol dire che il programma non può terminare perché succederà qualcosa nel futuro. C'è un timeout che deve scadere, per esempio. Poi, se io uso Node come sto facendo in questi esempi, se non ci sono altri timeout, non aspetto dati da file, database, eccetera, c'è nient'altro da fare, no? Perché non posso cliccare. Su una pagina web invece starò sempre in attesa perché c'è sempre l'utente lì che guarda la pagina e può fare qualcosa, fino a che non la chiude. Ok? Ok, non so, spero di aver risposto alla sua domanda. Ok, bene. Mi raccomando, chiedete su queste cose perché è assolutamente importante capirlo. Quindi c'è questo event loop che sta in attesa di qualcosa da eseguire nel browser in permanenza finché la pagina è aperta e in Node finché si sa che c'è qualcosa che può accadere. Quindi io ho richiesto qualcosa dal file system, ho messo in timeout, eccetera. Se no, ovviamente in Node non c'è più niente da fare, allora termina. Ok? Quindi, mi raccomando, cerchiamo di scrivere il codice in maniera che sia non, diciamo, bloccante il meno possibile, nel senso, facciamo poche cose. È vero che il microprocessore è veloce, ok? Però se stiamo a fare tanti calcoli, eccetera, nel momento in cui facciamo tante cose, dobbiamo, ricordarci che nel frattempo non si può fare niente altro per questo meccanismo che abbiamo visto, ok? Quindi, se abbiamo da fare dei calcoli e sono pesanti, vabbè, non c'è niente da fare. Ma se abbiamo da fare operazioni, diciamo, che possono essere eseguite in un secondo momento, come appunto le callback di operazioni asincrone, input, output, timeout, eccetera, queste devono essere fatte in quella maniera, perché così lasciamo la possibilità all'interprete JavaScript di fare del resto se è necessario. Ok? Quindi questo è il classico esempio di input-output fatto con con l'input da tastiera. Non vi faccio vedere questo, vi faccio vedere uno un pochino più complicato, però diciamo, usiamo un modulo apposta che ci mette a disposizione il sistema per diciamo, fare delle chiamate un po' come in C, la scanf per leggere da tastiera, no? Non è che possiamo scriverla noi da zero, dobbiamo interagire col sistema operativo, quindi questo modulo fa esattamente questa cosa, dice di andare a interagire con lo standard input, standard output. E come funziona il meccanismo? Ecco, il meccanismo funziona nella stessa maniera di quello del timeout, cioè noi dobbiamo dire che cosa fare una volta che l'input-output è terminato, cioè io sulla readline, capite bene, vuol dire una volta che ho dato dell'input battuto invio, questo input termina. Una volta che ho battuto invio, cosa fa questo metodo question, che di fatto mi chiede qualcosa, quindi una linea invio, chiama la callback. In JavaScript do sempre una callback da eseguire quando l'input-output dell'operazione è finita, ok? Qui è scritta sotto forma di arrow function e farò quello che voglio. Vabbè, qui l'ho segnata description, potevo fare console log, potevo, non lo so, fare tutto quello di cui ho necessità,
fare un'operazione matematica, quello che voglio, fare tutto quello che voglio e salvare da qualche altra parte, invocare altri metodi, eccetera. E poi chiudo la readline, nel senso che non ho non ne ho più necessità e quindi come chiudo i file posso chiudere questa gestore dell'input-output da tastiera. Ok, poi vediamo l'esempio in una forma un po' più, diciamo, sofisticata. Ok, il set timeout e il set interval li avevamo già visti la scorsa volta, e li abbiamo ripassati fondamentalmente adesso con l'animazione dell'event loop. Ecco, vi sottolineo solo questo che l'altra volta abbiamo un attimo trascurato, non tanto perché sia fondamentale, no? Perché il valore in millisecondi deve essere inferiore a 2 alla 31, quindi cos'è, 2 miliardi e qualcosa, quindi 2 milioni di secondi. Perché poi qualcuno in laboratorio si è incartato nel browser, in realtà all'inizio del corso, la prima versione, ci siamo incartati anche noi, nel senso che se volete far scadere qualcosa e tanto in là nel tempo, ma si parla appunto di 20 giorni e così via, no? Poi non vi funziona più perché sostanzialmente questo parametro dà il giro, no? Se è un intero senza segno, c'è questo problemino, eh? Quindi il set timeout, scusate, diciamo va bene nel momento che abbiamo dei timeout, diciamo dell'ordine qualche secondo, minuto, ora. Pensate al fatto che non li usiamo tanto in Node quanto nella pagina del browser, quindi non è che teniamo una pagina del browser aperta un mese, no? Quindi questo non è poi così una limitazione, però se magari siete lì, fate degli esperimenti, magari dite, vabbè, questa cosa la colorerò quando scade, questo quando scade tra 30 giorni, mettete un numero, quello non viene interpretato come 30 giorni, magari come 2 secondi, tac, vi si colora subito perché, e poi solo questo motivo banalissimo. Quindi c'è sempre da fare qualche attenzione, ecco, in queste cose. Va bene, ecco, prima di andare a fare qualche esempio più sofisticato, addentrarci nella questione delle callback, nella programmazione asincrona, come risolvere i problemi che si andranno a creare, che adesso vi evidenzio, vorrei solo farvi notare che c'è ancora un piccolo problema che non abbiamo gestito per ora, e che è come gestire gli errori. Quando si fa input-output, c'è sempre la possibilità che ci sia un problema, un errore, no? Apro un file che non esiste, chiedo una risorsa che non c'è, mi chiudono l'input, no? Faccio Ctrl D sulla tastiera, non so che combinazione per chiudere l'input, eccetera. Come faccio a dirlo? Beh, allora, se ho una callback, io dovrei dirlo a questa callback, che è il codice che viene eseguito al termine dell'input-output, al termine dell'operazione asincrona, e dovrei avere una maniera per passare l'informazione dell'errore. Ok? Bene, purtroppo non c'è una maniera standardizzata per fare questa operazione, ma solo delle best practice, quindi diciamo dei consigli che quasi tutti seguono. Quindi non è una maniera ufficiale, appunto, standardizzata. Si raccomanda, ed è quello che si fa in Node. Più che altro fanno le librerie che usiamo in Node, non tanto noi, perché noi alla fine se facciamo noi tutto il programma possiamo fare quello che vogliamo. Ma le librerie che usano diciamo, operazioni asincrone solitamente vogliono una callback in cui il primo parametro è dedicato a immagazzinare eventuali errori e il secondo invece a darci il risultato. Ok? Quindi in realtà è già un po' diverso dall'esempio prima. Prima avevamo answer, e qui non vedevamo errori. Però prendiamo un esempio un po' più sofisticato, che so, read file, dove andiamo a leggere da un file. Non vedremo questo esempio, anche perché noi ci concentreremo sull'uso del DB lato server e sul lato client non possiamo accedere ai file dal browser. Quindi diciamo è giusto un esempio così accademico. Una callback che prende come pa due parametri, primo errore, secondo dato, ci consente di gestire l'errore. Quindi diciamo che col primo parametro, con del codice, andiamo a fare il test, c'è stato un errore, c'è stato un problema, vabbè, decidiamo cosa fare.
Ovviamente quando facciamo le prove basta console log, ma possiamo che so lanciare un errore, lanciare un'eccezione, fare qualcosa. Adesso vedremo poi con le promise possiamo fare un reject, eccetera. Lo vediamo stamattina. O se non ci sono stati errori, possiamo andare a processare i dati e quindi farne tutto ciò che desideriamo. Ok, quindi spero sia tutto chiaro, mi raccomando, chiedete se ci sono dubbi. E adesso andiamo a vedere diciamo, una funzionalità che ci tornerà utile nel resto del corso, che è prettamente asincrona, quindi la lettura di dati, dobbiamo aspettare che questi dati vengano letti, e lo facciamo usando un database, perché ci verrà utile per il lato server, perché dovremo immagazzinare dei dati, quindi scriverli, leggerli, eccetera. E anziché usare un file, usiamo un database semplicemente perché siamo un po' più comodi nelle operazioni di lettura, scrittura, immagazzinamento, eccetera. No? Tutti avete fatto più o meno un corso di database, che l'abbiate seguito al Politecnico o fuori, non fa niente. Noi useremo cose veramente semplici, non ci teniamo che scriviate le query lunghe così, 3 righe, 4 righe di query, eccetera. Non sono esercizi di programmazione SQL o diciamo di gestione DB. Semplicemente abbiamo bisogno di un posto dove mettere un po' di dati e lo mettiamo in un database, come si fa in generale nelle applicazioni web sul server. Abbiamo adottato per questo corso una soluzione particolarmente semplice perché non vogliamo focalizzarci troppo su questa parte, non vogliamo che ci porti via troppo tempo, detta in parole povere. Corso da 6 crediti, da qualche parte dobbiamo mettere dei limiti. Questo è un posto, no? Usiamo per database anziché tutte cose che si potrebbero usare, PostgreSQL piuttosto che MySQL, piuttosto che SQL Server, Oracle, quello che volete. Una libreria molto semplice che si chiama SQLite, che funziona usando un file in cui mantiene tutte le sue informazioni. Ed è di fatto non un server vero e proprio, ma semplicemente una libreria che viene caricata come le altre che andiamo a usare nel nostro programma, come abbiamo caricato il DJS, come prima abbiamo caricato la readline, eccetera. E quindi in questo senso diciamo un database in process, nel senso che è del codice che noi possiamo, ci mette a disposizione le funzioni, esegui query, prendi il risultato, eccetera, che lavora su un file e quindi. Avendo questo file abbiamo tutto il database e diciamo non ci disturba troppo. Quindi sostanzialmente copiamo il file, abbiamo copiato il database, installiamo il modulo SQLite e abbiamo la possibilità di interagire con il database senza far partire un altro un processo apposta, database server, senza gestire la comunicazione, autenticazione, eccetera. È la cosa più semplice che abbiamo pensato e diciamo trovato. Diciamo per applicazioni piccoline come le nostre va benissimo, è chiaro che nel momento in cui si scala bisognerà pensare a una soluzione diciamo un po' più scalabile appunto, no? Quindi qualcosa di un po' più robusto, resiliente, eccetera, però diciamo per applicazioni piccoline può anche andare bene usare semplicemente questo approccio. Come facciamo? Bene, andiamo a prendere un modulo NPM, come abbiamo fatto per il DJS, che ci gestisca le operazioni, quindi per esempio SQLite3, più avanti mi sembra che ce ne sono 3 o 4 che fanno questa gestione di questo DB in formato SQLite, che tra l'altro è abbastanza standard, quindi trovate tante librerie in giro che gestiscono questo file con questo formato che può essere interrogato come se fosse un DB relazionale qualsiasi, quindi con le query SQL in parole povere. Ok, come facciamo a farlo funzionare? Beh, a parte installarlo, dobbiamo fare il solito require e poi dobbiamo aprire un database, quindi dobbiamo dargli il nome del file che contiene il database e poi usarlo. Come facciamo a interagire col database? Avremo un oggetto che ci viene restituito da questo funzione che noi chiamiamo col new e che
qui vediamo la prima cosa interessante che abbiamo evidenziato stamattina. In caso di problemi, ci comunicherà che ci sono stati dei problemi, come con una callback. Quindi a tutte queste funzioni che interagiranno col database dovremo passare, oltre ai parametri che servono per funzionare, in questo caso è di qual è il nome del database che vogliamo aprire, delle callback che possiamo usare per gestire problemi o risultati. Qui, quando apriamo il database, più che problemi non possono esserci, nel senso che non abbiamo ancora fatto alcuna operazione. Quando faremo una query ci sarà poi il risultato. Ma quando, apriamo il database, diciamo, il massimo che può succedere è c'è stato un problema. Quindi non ho trovato questo nome di file, che è la cosa più comune. Ok, scusate, controllo, sì, che stia registrando. E quindi in questo momento abbiamo una gestione un po' approssimativa degli errori. Man a mano che andiamo avanti questa mattina, proviamo a rifinirla un po'. Sapete che per gestire gli errori, una delle cose più semplici è lanciare un'eccezione e farla gestire a qualcun altro. diciamo che per il momento adottiamo questa strategia. Ok, quindi R come parametro se. Se questo error è diverso da un falsi, perché questa callback viene chiamata comunque al termine dell'operazione di apertura, ma error può avere un valore significativo oppure no, quindi dobbiamo testare se l'errore c'è stato. Se c'è stato, lanciamo qualcosa, se no, non abbiamo niente da fare e lasciamo che il programma continui a fare quello che deve. Ok. E poi quando avremo terminato abbiamo, vabbè, la classica chiamata, diciamo, per chiudere il database, quindi rilasciare le risorse. Ok, diamo un'occhiata a queste funzioni e poi proviamo nella pratica, quindi con un esempio. Sono poi quattro funzioni, in tutto, che ci interessano, poi ce ne sono di più, Però nel momento in cui abbiamo l'oggetto DB, abbiamo tre o quattro metodi che ci consentono di eseguire le query SQL che manipolano i dati. Quindi una di queste è il db.all a cui passiamo una stringa, select asterisco from utenti, punto virgola, basta, ci dà tutta la tabella utenti, che sono query in cui non abbiamo niente di particolare da scrivere. Eventuali parametri di cui parliamo tra un istante, quindi query parametriche in cui, che so, select asterisco from utenti where utente uguale Enrico, no? Quello è Enrico, probabilmente vogliamo prenderlo come qualcosa di parametrizzabile, quindi che può cambiare a seconda dell'esecuzione del codice. Cioè, se mi arriva una richiesta per Enrico, vado a cercare i dati di Enrico, se mi arriva una richiesta per Andrea, vado a cercare i dati per Andrea, e così via. Quindi vogliamo rendere queste query parametriche quando necessario. E di nuovo una callback. Vedete, in stile node, come dicevo prima, primo parametro eventuale errore, secondo parametro i dati che la query ci restituisce. Ok? All è fatto per restituire delle tabelle, e quindi ci restituisce un array che contiene tutte le righe della nostra tabella. Questo array può essere vuoto o può avere una o più elementi, ognuno dei quali, ecco, rows and array, ognuno dei quali è un oggetto che conterrà dei campi che corrispondono al nome delle colonne e dei valori che corrispondono ai dati del record, quindi che sono contenuti nella tabella. Ok? Proviamo, tra un istante, solo per dirvi. Per finire questo excursus, così poi proviamo a usarlo. Get recupera come prima, anziché come all, ma recupera semplicemente la prima riga. Perché? Perché ogni tanto non ho bisogno di leggere tutto, ma mi basta sapere se qualcosa c'è o non c'è. Quindi è più comodo. Each recupera tutto, ma una riga per volta, quindi mi chiama più volte la callback. Mentre prima la callback era chiamata una sola volta con rows, tutto l'array, qui me lo chiama per ogni riga. Ok? Quindi io devo essere pronto a ricevere più chiamate di questa callback, una per ogni riga. Ok? Perché ogni tanto può venire comodo non leggere tutto in una volta sola, perché magari ci sono tanti dati e quando ho trovato quello che mi interessa smetto e così via.
Ecco, l'ultimo metodo, sì, l'ultimo metodo è run che mi serve per eseguire le query che non danno come risultato una tabella. Infatti, vedete, la callback, non ha più il secondo parametro, rows, ok? Ok, quindi è solo l'errore che eventualmente può verificarsi. Adesso faccio un insert di qualcosa che non si può inserire perché la chiave primaria c'è già. Piuttosto che faccio una delete che non sono autorizzato a fare, non lo so, qualsiasi cosa, c'è l'errore, quindi per insert, update, delete, eccetera. Ecco, devo fare un attimo attenzione, questa callback è un po' particolare, perché nella funzione di callback ho a disposizione dell'informazione, diciamo, che su come è andata l'operazione. Ce l'ho a disposizione tramite il this che non abbiamo ancora visto, cioè abbiamo visto quando abbiamo creato gli oggetti con il new function, però non ne abbiamo ancora parlato diffusamente. Ci sono due proprietà del this che posso usare, tipo il numero di righe che sono state modificate dall'operazione. Per esempio, faccio una insert, mi viene fuori uno, ok, allora vuol dire che l'ho inserito. Quindi non mi viene ritornato tramite l'errore se c'è stato un errore o no, e devo io indovinare che se non c'è stato errore c'è stata l'inserimento, è tutto andato bene, ok? Posso anche usare questi parametri per verificare che cosa effettivamente è successo, per esempio update, cioè queste operazioni potrebbero anche inserire più di una, o lavorare su più di una riga della mia tabella, quindi changes il numero di righe che sono state modificate o comunque toccate dall'operazione, l'astd e l'ID per le query di tipo insert che è stato generato dal database come identificativo unico dell'elemento nella tabella. Questo ci serve spesso, no? Quando inserite qualcosa di nuovo nel database, volete avere un identificativo unico, ve lo genera il database così siete sicuri che è unico, però ve lo deve restituire, ve lo deve dire qual è questo nuovo identificativo unico, perché poi passerete in giro nella vostra applicazione, no? È un po' come quando, che so, vi registrate come nuovo utente su un sito e il sito a un certo punto vi dice sei l'utente numero 135.200. Questo numero qui è uscito dal database, è un identificativo unico che vi identifica univocamente all'interno dell'applicazione fin quando quell'applicazione userà quel database. Ok? Ecco, vi sottolineo queste cose non tanto perché abbiamo, diciamo, tutta questa necessità di entrare in tutti questi dettagli, ma perché qui c'è una peculiarità. Vedete che prima ho scritto con le arrow function, qui invece ho scritto function aperta, chiusa, tonda, R. Non è diciamo il contrario della pigrizia, cioè ho voluto essere più chiaro, ma qui è obbligatorio. Cioè non posso scrivere l'arrow function, perché vedremo poi più avanti che il this ha una peculiarità, cioè funziona diversamente nelle arrow function. Per cui se io scrivo l'arrow function, quel this non sarà valorizzato correttamente. Invece se scrivo function, il this funziona, quindi devo solo ricordarmi di questa piccola cosa quando userò run, ok? Ecco, query parametri che poi veniamo agli esempi pratici. Avete visto prima il parametro che era tra parentesi quadre perché diciamo, ho la possibilità di metterci un array, ok? Un array che contiene cosa? Contiene i valori da inserire nella query al posto di un placeholder, quindi un simbolo particolare che io inserisco, che è questo punto interrogativo. Tutte le volte che c'è punto interrogativo nella mia query, questo è un parametro che verrà sostituito col valore nella corrispondente posizione dell'array che io passo qui come parametro, di una query get. Funziona solo per le get, perché nell'altro non ha senso. No, scusate, no, in realtà sì, ha senso perché nelle insert update sì, ha senso. Ho detto una cavolata. Niente. Ok, nella get e nelle altre. Perché? Perché in tutte posso inserire dei parametri. Se non ce li ho, vabbè, posso anche farlo, posso anche eseguire la query senza parametri, non è un problema, però se ce li ho, uso questo sistema. Attenzione, di nuovo, usare sempre query di questo tipo, mai sognarsi di fare l'operazione stringa più concatenazione
Quindi di usare la concatenazione col più o con le stringhe template, quindi sostituendo, eccetera, perché non tanto nei nostri esempietti che facciamo questa mattina non è un problema, no? Però nel momento in cui siamo sul server e riceviamo questi dati che inseriamo come parametri sono tipicamente dati che arrivano da fuori, dal di fuori del server, dal client o da qualcuno che vuole mandarci dei dati per farci eseguire delle operazioni. Questi dati possono contenere codice SQL o comunque cose che non vogliamo che siano eseguiti come query. Se noi usiamo questa sintassi, stiamo tranquilli che non verranno mai eseguiti come codice SQL. Se noi invece li concateniamo e creiamo una stringa, quella stringa è la query SQL da eseguire, ok? Quindi questa mi raccomando, poi anche all'esame verificheremo bene che abbiate seguito questa indicazione, perché è uno dei, diciamo, modi principali con i quali si creano problemi sui server, diciamo che vengono usati nelle applicazioni web. Perché? Perché se accetto tutto quello che viene da fuori senza preoccuparmi, senza validarlo, cioè senza preoccuparmi che non crei problemi nelle operazioni SQL, è un problema, nel senso che, per esempio, se qualcuno mi scrive al posto di codice, mi scrive codice uguale 1, punto e virgola, drop table course, sono due operazioni, questa query viene eseguita, il database, ok, fa la mia prima operazione, poi la seconda mi cancella tutto, grazie, arrivederci, ho finito con la mia applicazione web. Se io invece la scrivo in questa maniera, col punto interrogativo, e non concateno la stringa, le funzioni che eseguono la query sono protette da questo potenziale problema e interpreteranno sempre quello che arriva come parametro, per cui non eseguiranno mai il codice se per caso ci fosse del codice al posto, cioè come contenuto di quel parametro. Ok? Mi raccomando, questo è assolutamente importante. Bisogna capire che abbiamo a che fare con applicazioni distribuite. La versione precedente di questo corso si chiamava programmazione distribuita. Faceva anche altre cose, parlava di altre cose, so che c'è, però la questione qui stiamo facendo applicazioni web, c'è cioè una parte client e una parte server. In mezzo può esserci chiunque, non è detto che sia il client che parla col mio server, non è detto che sia il mio client che parla col mio server. Voi potete mandare richieste qualsiasi, il server è in attesa di richieste da chiunque. Poi può decidere di non rispondere, di non eseguire l'operazione, eccetera, ma ascolta chiunque, se no come fareste voi a collegarvi a un server qualsiasi in giro per il mondo? Un server web o un server che ha delle funzionalità, quindi ci fornisce delle API, come questi che so, interroghiamo un database e ci danno una risposta, eccetera. Quindi mi raccomando, questo è assolutamente importante. Andiamo a vedere come funziona. Quindi qui adesso lasciamo perdere, ci sono i vari esempi sulle slide, ma noi andiamo a vederli direttamente col codice. Ok, quindi apriamo come sempre il nostro Visual Studio. Ok, readline, lo vediamo dopo. Io vi ho creato la cartella. Come dicevo prima, questo direi lo possiamo buttare via. Il week 03 in cui trovate già, a differenza delle altre settimane, no, martirio, trovate già un po' di codice, perché se no non finiamo più con lo scrivere codice. Quindi, allora, prima di tutto abbiamo bisogno di installare la libreria SQLite 3. E quindi lavoriamo in una cartella dove creiamo il nostro progetto. Quindi io ho già creato una cartella, una directory, chiamate come volete, e quindi noi andiamo dentro la nostra directory. Ho messo un po' di file, però la prima, per comodità, però la prima cosa che dobbiamo fare noi è entrare nella cartella e vedete che ci sono solo file JS e poi SQLite che è, diciamo, il formato di questo database. Facciamo più grande. Che andremo a usare. Quindi, volutamente non vi ho messo il package JSON, che
Sarebbe stato bene metterlo, avremmo potuto fare npm install e finiva lì e si installava tutto automaticamente. Ma io volevo farvi vedere cosa fate nel momento in cui partite da zero, no? Quindi creiamo la cartella, supponiamo che non ci sia niente in questa cartella. Questi file sono lì solo per nostra comodità. Quindi facciamo npm init, ok? SQLite3 va bene, invio, 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 tutto bene, sì, ok. È spuntato un file package.json, ok? Che ha solo delle informazioni in base al progetto, npm install SQLite3, ok? Perché SQLite3? Ma è semplicemente perché noi avevamo raccomandato di usare questa libreria, ok? Volete usarne un'altra? Fate voi, noi abbiamo dato le indicazioni di come funziona l'interfaccia di questa libreria. Le altre saranno simili, non proprio uguali, ogni libreria ha il suo modo, eh? Ok, quindi facciamo invio, abbiamo la rete, abbiamo necessità di scaricare il pacchetto. Ok, quindi vabbè, un po' di messaggi, capisco che questo non è il massimo. 3 vulnerabilità, quindi bachi di sicurezza o bachi in generale, sì. Con, diciamo, importanti. Pazienza, per ora ci accontentiamo, ok? Se queste cose sono sempre in evoluzione, magari dopodomani le sistemano, o magari dopodomani su una libreria che andava tutto bene, hanno trovato un bug e vi viene fuori quello. Aggiornata l'ultima versione, ma noi qui abbiamo già l'ultima versione perché non abbiamo chiesto una versione particolare, quindi ci hanno già messo l'ultima versione, ci accontentiamo, ok? La sicurezza è un qualcosa per il quale serve un corso a parte, probabilmente non basta. Se non vi va bene, magari provate con un'altra libreria in cui si spera non ci siano dei problemi. Va bene, adesso ecco, è comparsa una dipendenza SQLite3, ma soprattutto c'è la node modules con tutte le sue informazioni e i file che corrispondono all'implementazione della libreria SQLite3. Ok? Benissimo. Quindi possiamo provare un esempio che fa require SQLite3 e esegue qualcosa. Ok? Quindi andiamo a provare l'esempio delle slide. Quindi in realtà avevamo l'esempio delle slide. Sì, questo. Diciamo questo qui, no? Quindi require SQLite3, apriamo il database con le istruzioni che abbiamo visto prima, facciamo una normalissima select, niente di particolare, e stampiamo quello che viene fuori. Quindi niente di eccezionale. DB all la nostra query, tra l'altro non ha parametri, non ci sono punti interrogativi. Vabbè, fa una join di due tabelle, ma insomma, una normale select, poteva anche essere solo una select su una tabella. Giusto per provare, come funziona la callback e come vengono eseguite le cose. Adesso capiremo anche perché questo è in giallo. Quindi io ho copiato e incollato ieri, per comodità, dalle slide nel file, così è già pronto e non perdiamo tempo a fare queste operazioni banali. E semplicemente andiamo a fare la prova. Quindi io ho un exams SQLite, che è questo, che non potete aprire in Visual Studio, perché è un formato binario, è il formato di SQLite3. Adesso vediamo come fare. Potete però andarlo a ispezionare, perché come avete un'interfaccia per andare a, diciamo, guardare qual è il contenuto delle tabelle in altri database server, eccetera, anche in SQLite3 ci sono questi strumenti. Uno strumento è, ecco, DB Browser for SQLite, che trovate per tante piattaforme, cioè per Linux, Windows, Mac, eccetera. È un normale programmino che interpreta questo formato e quindi ci fa navigare dentro il database in maniera molto più comoda. Tra l'altro ci consente anche di andare a creare tabelle, cancellare elementi, inserire. Quindi dovete manipolare il database, non state lì a scrivere query SQL e a eseguirle col codice perché diventate matti. Ok? Si può, ma c'è da diventare matti. Usate uno strumento come questo. Cioè, Per una estensione per Windows
Sì, c'è anche un'estensione per il Visual Studio Code che fa la stessa cosa, adesso la vediamo, grazie, sì. Allora, io vi faccio vedere prima questo, dunque, non è in testa. Quindi dovete aprire il database, lo facciamo solo per uno, se no perdiamo solo tempo. Quindi, il nostro era l'exams, no? Lo apriamo, cosa succede? Dovrebbe ingrandirsi. No, vabbè, si ingrandisce solo alcune cose, abbiate pazienza. Però ci dice, ci sono due tabelle, una course, corsi, e l'altra score. Ok? E che possiamo ispezionare, questa parte per fortuna si riesce ad ingrandire. Quindi questo è un database che io vi ho già messo a disposizione che contiene già un po' di dati. E questi sono i dati. Una tabella course, con tre colonne. Code, name, CFU e 6, 7 elementi. Ok? Un'altra tabella score che contiene 4 colonne, course, code, score, eccetera. Diciamo era per giocare a fare un po' un esercizio con i voti, no? C'è la tabella corsi e la tabella voti, diciamo così. Score, in cui c'è il codice del corso, quanto ho preso, la lode, e la data. Ok? Tanto per fare un po' di esercizio. Volendo, io posso prendere, editare, fare tutto quello che voglio. Devo poi, credo non sia Save Project, ma quando esco mi dice: vuoi salvare? No, non me l'ha detto. Forse non ho dato invio. Com'è? Comunque, alla fine è solo un sistema per andare a vedere, diciamo, che cosa ho in quel database e manipolare il contenuto, ok? Potete eseguire delle query SQL tanto per provarle. Select asterisco from courses. Cos'era course? Dov'è? Ok. Questo è il risultato. Strumento, diciamo, di utilità. Ok. Quindi, sì, potrei, qui, faccio che chiuderlo, avete capito, no? Tutto. Dicevo, il vostro collega, in effetti volevo farvelo vedere, esistono anche delle estensioni. Io posso anche aprirlo lo stesso, però è un file binario, quindi non mi dice niente, no? Quindi non mi serve aprirlo così. Se io vado a mettere SQLite, prendo quello che è stato scaricato più volte, quasi 1 milione di volte, install, e viene comodo eventualmente anche dallo stesso Visual Studio. Non mi ha neanche fatto riavviare, quindi se vado sui file, exams, dunque, no, forse devo chiuderlo, forse devo attivare l'estensione, no, disable, allora. L'ho provata ieri, ovviamente l'effetto demo c'è sempre. Ah, open database. Bisogna un attimo capire come si fa. Vi viene fuori qui sotto un qualcosa che vi consente di esplorare il contenuto. Ok? Eventualmente modificarla a seconda di come è fatta l'estensione, è più o meno flessibile. Magari qualcuno vi fa solo vedere il contenuto, qualcuno vi consente anche di modificarlo. Ecco, fate solo attenzione, soprattutto quando sperimentate per conto vostro in laboratorio. C'è solo un programma alla volta che può aprire il database SQLite. Perché? Perché è un file, cioè è una cosa molto semplice, non è un database server. Quindi, occhio che magari ce l'avete aperto da una parte e dall'altra, salvate, poi dall'altra parte l'estensione, il programmino non è più sincronizzato. Voi vedete una cosa, ma in realtà ce n'è scritto un'altra e viceversa. Quindi aprire e usare sempre solo da una parte, poi chiudere il programma e fare gli esperimenti, ok? Cioè un solo processo alla volta può aprire e soprattutto scrivere. Leggere, come sapete, non è mai un problema, però scrivere c'è solo uno che può scrivere alla volta. Ok, bene. Quindi, come ho creato l'exams SQLite, diciamo, ho aperto il programma che avete visto prima, ho scritto un po' di dati e li ho messi dentro. Col programmino che ho visto prima potete anche esportare le SQL che vi ricrea tutta la tabella, quindi fa il create table,
insert, eccetera, che è un ottimo modo per poter ricreare un database o creare un database, diciamo, da script in maniera un po' più efficiente che cliccare tante volte. Ok, veniamo all'esempio, finalmente. Quindi io ho, ops, no, non è questo, però ecco questo. Apro Exams SQLite che avete appena visto. Se c'è un errore, gli do la callback e per ora faccio throw error. Nessuno cattura quell'eccezione, quindi praticamente, come succede in qualsiasi linguaggio che gestisce l'eccezione, ma voi non la catturate, arriverà in console e bloccherà il programma, no? Perché le eccezioni sono fatte per essere catturate. Però, diciamo, per ora mi accontento. E poi faccio eseguo una query e prendo il risultato. Di nuovo, se non c'è errore, se c'è errore, throw error, va bene. Potevo anche mettere else. Vabbè. Ma se faccio il throw, esco. Quindi il throw mi fa uscire dalla funzione, come negli altri linguaggi. E poi ho rows, che è il parametro. Ops. Rows è il parametro della callback. È un array, lo scorro. Prendo e stampo. Ok? E poi faccio qualsiasi altra operazione che voglio. Ho un array vuoto, voglio fare push, lo faccio. Voglio fare una map su questo array, lo faccio. Per non so, trasformarlo in qualcos'altro, per prenderne solo un campo, per fare qualsiasi cosa che desidero. Ok? Benissimo. Allora, in questo codice, quindi abbiamo la callback che stampa. Ok? E poi abbiamo result. Quindi un altro array in cui io metto il risultato. Quindi tutti gli oggetti che vengono fuori sono contenuti in rows e li vado a mettere in result. Ok? E poi andrò a stamparli. Almeno così credo. Perché vedremo che non funziona così. Però di per sé, concettualmente, cosa c'è di sbagliato? No? Apro il database, scrivo una query, la eseguo, prendo il risultato, lo metto in un altro array e mi stampo l'array. No? Potrebbe funzionare. Allora, proviamo. Node SQLite 3 slide, nel senso che è l'esempio delle slide. Allora, cosa è venuto fuori? Torniamo indietro. Ecco, è venuto fuori che prima di tutto, ok, ho aperto, ho eseguito la query, c'era la callback, però la prima cosa che è stata eseguita è console log asterisco. No? Poi è stato eseguito questo for sul result che è l'array vuoto, e che in effetti non aveva niente, quindi non c'è niente che è stato stampato. Io qui ho aggiunto in più rispetto alle slide, dove non c'è niente, per farvi capire, fine lista. Quindi end of list, cioè quell'array è vuoto in questo momento. E poi, boh, il programma sarebbe finito, no? Come dicevamo prima. E poi quel call stack che vedevamo nel disegno di prima, nella rappresentazione dell'event loop di prima. Il call stack è vuoto. Però ho un'operazione in corso, ho una callback registrata che sarà eseguita quando finisce l'operazione di input-output. Ok? Quando è finita l'operazione input-output dal database, mi viene chiamata la callback. Che viene messa nella coda della callback, non c'è niente in esecuzione, viene portata in esecuzione, viene eseguita. E allora viene eseguito finalmente il codice della callback, cioè questo codice qui. Non c'è stato errore per fortuna. E allora si fa for let row of rows, console log row, sono oggetti, quindi l'ho lasciato per farvi vedere che sono oggetti. Sono oggetti in cui il nome della proprietà è il nome della colonna e il valore è il valore, diciamo, che corrisponde a quella riga della tabella. Ovviamente dipende da come ho fatto le cose, no? Quindi ci sarà non necessariamente il mapping con la tabella, ma se ho fatto una join sarà la tabella join delle due, no? Quindi queste cose dipendono da come scrivo le query. Però questo è il contenuto, ok? E se non c'è niente, da qualche parte non c'è niente perché ho fatto una join, vabbè, ho fatto una left join, ma diciamo questo è un dettaglio, no? Potete sperimentare per conto vostro e vedete subito come funziona, no? Ok? Però il punto è che
Questo è il nostro, diciamo così, primo incontro con con la programmazione asincrona facendo input-output su qualcosa che non sia proprio banale, no? Devo attendere che il database mi dia la risposta. Il database non mi ha fornito un'API sincrona in cui io scrivo db all SQL, e ha un valore di ritorno. Avrebbe potuto, forse esiste anche una libreria che lo fa, onestamente non lo so. Ma non è la maniera in cui vogliamo che funzioni il sistema. Perché? Perché JavaScript è single threaded. Se facciamo così, fino a che il database non ci ha dato una risposta, siamo bloccati. Se lo facciamo sul server, saremo bloccati e non rispondiamo a nessun altro fino a che il database non ha finito e noi non abbiamo processato queste informazioni. Ok? Quindi vuol dire che le API del server sono tutte bloccate, non risponde più a niente. Ok? Non vogliamo fare così. Vogliamo che venga eseguito il nostro codice e prendiamo il risultato e ne facciamo quello che ci pare quando c'è. Quindi abbiamo passato la callback e abbiamo scritto il codice nella callback. Ok? Questa è l'idea di JavaScript. Questa deve entrarci bene in mente. Perché sarà tutto così da adesso in poi, ok? E per sottolineare che è così, appunto, abbiamo messo questa stampa in fondo, cioè se noi andiamo e non aspettiamo, quell'array in cui noi mettiamo il risultato che è fuori, no, result, è accessibile dal programma principale, ma è vuoto all'inizio. Io devo aspettare che la callback sia stata eseguita, ok? Come faccio qui sotto ad aspettare? In realtà non posso, non ho una maniera standard per aspettare. Aspettare vuol dire eseguire il codice scrivendolo nella callback. Allora sono sicuro che ho aspettato il tempo giusto e il tempo minimo, perché la callback mi viene chiamata non appena si può e non appena si può eseguire viene messa nel call stack dall'event loop, da quella frecciolina che girava. Ok? Poi vabbè, per vostra comodità, insomma, giocate un po' con questo codice, ma non è niente di particolare, no? Quindi, giusto per farvi capire un po' meglio, no? Quindi, la lista è vuota, eh? Quindi, console.log, for, console.log e poi viene eseguito. Possiamo, vediamo solo se funziona il debugger, giusto per... Facciamo solo su questo esempio, no, non so se non ho provato. No, forse non era scritto debugger. Run current file mi sembra. Vediamo un attimo. Sì, ok. Vedete, questa è la prima istruzione che viene eseguita. Il resto era una. Io ho aperto database. Ok? No, scusa, è la prima. In realtà avrei dovuto mettere il breakpoint qui. No, queste vengono eseguite. Però il for, eccetera, viene eseguito dopo una callback. Io ho semplicemente dichiarato quella funzione. Ok? Poi console.log a questo punto dove? E l'array è vuoto. Dov'è l'array? Qui a sinistra, da qualche parte. Result è vuoto, eh. Io sto aspettando che la callback venga eseguita. Ma in questo momento non può essere eseguita perché in esecuzione c'è questo codice. Quella callback, il database è sicuramente terminato, no? Ci mette una frazione di secondo. Dove sta quella callback? Sta nella coda, nella callback queue, nella coda delle callback da eseguire. Ma finché io non arrivo qui in fondo, non può essere eseguita. Single threaded, JavaScript è single threaded. Quindi io arrivo qui in fondo, console.log, ok, a questo punto. Però non avevo messo il break. No such table. Mi sa che non me l'ha eseguito nella directory corretta. Ah, vabbè, e allora ero bloccato. Vabbè, abbiamo visto un esempio. Un esempio che è finito diversamente da come speravo. C'era ancora da eseguire questa callback. Siamo entrati in questa callback. Questa callback aveva un error diverso da zero e mi ha lanciato l'eccezione e è finito lì. Ok? C'era una callback prima da eseguire. Quindi vi dicevo questo, ma in realtà c'era ancora l'altra da eseguire che non l'ha trovato semplicemente perché mi sa che ho aperto. Io per comodità ho
Ho aperto la cartella Wiki 03, devo aprire la SQLite 3, così il debugger funzionava correttamente e trovava il file. Cioè non ha trovato il file del database in debug, Mentre invece quando lo eseguo dal terminale, siccome sono nella cartella corretta, lo trova e non mi crea il problema, Se vogliamo simulare il problema, possiamo semplicemente cambiare il nome del file, E succede quello che mi succede, mi è successo col debug, ok? Quindi e questo trova error e l'error è fatto come decide la libreria, no? L'error è un oggetto che mi passa la libreria, devo andare a vedere sul manuale della libreria come è fatto se voglio estrarre le informazioni che mi interessano e così via. Ok, mi raccomando, queste cose devono essere non chiare ma chiarissime. Se qualcuno ha dei dubbi, prova magari per conto proprio, tanto appunto il codice è lì. Quindi abbiamo provato e abbiamo sottolineato come questa operazione, diciamo, scritta in questa maniera non serve a niente. Perché? Perché non è che possiamo estrarre l'informazione, però diciamo, farne qualcosa prima che la callback sia stata richiamata e quindi sia stata eseguita completamente. Perché? Perché non abbiamo ancora i dati. E quindi il risultato qual è? È che se noi dobbiamo processare l'informazione, la dobbiamo fare nella callback. Non è che possiamo fare result push, non ci basta. Dobbiamo fare l'operazione proprio qui, ok? E questo in effetti ci crea un po' di problemi. È fastidioso dover scrivere tutto il nostro codice nelle callback, no? E questo appunto ci porterà poi alla seconda parte della mattinata. Le query sono eseguite in maniera sincrona, ok? Quindi supponiamo di fare tante query, occhio di nuovo che l'esecuzione di queste query, l'ordine di esecuzione non è garantito. Quindi vabbè, abbiamo creato una tabella, una banalissima tabella a numeri dove c'è un'unica colonna, che è un numero. Noi inseriamo una nuova riga ogni volta, no? Insert int number values 1, vabbè, inseriamo un nuovo numero, 1111. Cosa facciamo? Se il count asterisco, semplicemente ci facciamo dire quante righe ci sono. Ok? Quindi inseriamo un 1 e conta le righe, inseriamo un altro, conta le righe, inseriamo un terzo, conta le righe. Questa è la nostra idea, è quello che vorremmo fare. Occhio però che è tutto eseguito in maniera sincrona. La libreria che interagisce col database funziona in maniera sincrona, quindi non ci garantisce l'ordine di esecuzione delle query. Questo è il secondo esempio che abbiamo, quindi solita apertura del database, va bene. For, qui abbiamo messo i 0, i minore di 100, vogliamo fare 100 giri, tanto per fare un ciclo, no? Contare più che in questa maniera, direi, classico for del C. Insert, select, insert, select, con le callback. Cosa facciamo in questo callback? Beh, in realtà nella insert non abbiamo niente da fare, nella select vorremmo stampare il numero di righe, no? Abbiamo fatto select count asterisco e quindi ci viene restituita una tabella che ha una colonna count con un'unica riga col numerino, giusto? Questa è SQL. Quindi per stamparlo cosa facciamo? Rows, riga 0, campo tot perché abbiamo scritto stot e quindi la colonna avrà come nome tot, ok? Questo è puro SQL. Se non vi orientate, fate stampare rows di 0. Prima rows vedete con array, fate rows di 0, vedete che è un oggetto, vedete quali sono i campi, vedete come si chiama, dite ah sì, devo stampare punto tot, ok? Bene, proviamolo. Succederà quello che vedete qui a destra, che le cose non vanno in ordine come forse ci aspetteremmo se non pensiamo attentamente. Quindi abbiamo queries e il codice delle slide. Non ho chiamato slide perché sulle slide abbiamo scritto queries.js, così l'ho trovato con lo stesso nome. Ho lasciato tutti i file nella stessa cartella per non fare una nuova cartella per ogni nuovo file, perché tanto il modulo è sempre quello e chiunque faccia require lo può usare. Quindi node queries, che è quel codice che vediamo qui sopra. Non parte da 1 perché l'ho già provato un po' di volte. Se volete avete il database vuoto, data empty, lo copiate su data e avete database vuoto. Però vediamo un po' il risultato.
Ecco, va bene. Ovviamente c'è sempre l'effetto demo quando uno lo prova a casa, insomma da altre parti è più evidente. Però notate qui, 377, 377, poi 379, 380, eccetera, oppure anche più sopra. 368, 368, eh? Non è che i dati sono persi, alla fine tutte le insert sono state eseguite. Se non c'è errore, la insert prima o poi viene eseguita, no? L'unica cosa è che non c'è garanzia che, che sia eseguita prima che ho fatto il count, adesso qui onestamente non so dirvi quante righe ci sono, vediamo un po' se ci riusciamo a vederlo col modulino data SQLite OpenDB, così facciamo pratica con questo data numbers. Ah, non mi mette il numero. Ah, 401. Sì, ci sono 401 righe. Ok? Giusto per curiosità. Quindi ci è andata bene. Nel senso che l'ultima select è stata eseguita dopo l'ultima insert. Ma non era garantito, eh? Non era garantito, perché magari la insert per qualche motivo veniva eseguita dopo. Perché? Perché quando inviamo le operazioni al database sono tutte indipendenti, come se non le vogliamo indipendenti dobbiamo fare una transazione, eccetera. Noi non ci metteremo in questo corso a fare queste cose, ok? Quindi in generale diciamo che se vogliamo garantire un certo ordine, bisogna che le operazioni le scriviamo nel codice in maniera che l'ordine sia garantito. Cioè, aspettiamo che l'operazione di insert o comunque la query precedente ritorni e quindi ci chiami la callback per eseguire l'operazione successiva. Ok? Quando ritorna, quindi ci chiama la callback, noi siamo sicuri che è stata eseguita. Il problema qui è che noi non aspettiamo la chiamata della callback. Perché noi registriamo la callback, cioè facciamo run e diamo la callback e poi ciao, arrivederci, passiamo alla successiva. Non aspettiamo che venga chiamata la precedente. Ok? E questo è il punto che, per cui non sempre funziona il calcolo del totale considerando quella prima. Dica una domanda. La run. Sì, la run, ecco, è corretto quello che dice il vostro collega. La run viene eseguita sempre prima della all. Il problema è che la run non, cioè, dice solo alla libreria SQLite3, guarda, devi eseguire questa query. Quindi questo glielo dice prima. Ma cosa fa poi la libreria? Boh, è come tutti i database server. Ottimizzerà, farà quello che vuole e decide a un certo punto di eseguire la query. Quando l'ha eseguita, ci chiama la callback. Ok? Quindi è corretta l'osservazione del vostro collega. Questo è anche un aspetto, in effetti, cioè, importante da capire. Cioè, db.run è un metodo ed è scritto nel for e quindi viene eseguito. Il punto è che non sappiamo quando verrà eseguita la callback, che è l'unica che ci dà la garanzia che la query sia eseguita sul DB. Ok? Che la query sia inviata sul DB, la garanzia ce l'abbiamo. Inviata, ma non eseguita. Ok? Perché inviata è una chiamata di funzione e quella in quel momento viene chiamata. Ok? Grazie per la precisazione. Come risolviamo il problema allora? Il problema è bello difficile da risolvere. No? Questo era l'esempio di prima, semplicemente evidenziato. Bisognerebbe che in ogni callback di insert ci scriviamo dentro l'operazione di select, ma in ogni select dobbiamo scrivere la insert, no? Uno dentro l'altro. E sì, se ne abbiamo due possiamo anche farlo duplicando il codice. Certo, se ne abbiamo 100 non è il modo di procedere. Ok? Quindi, ecco, una possibile soluzione in query sync che noi non raccomandiamo. Io il file ve l'ho messo. Io onestamente però eviterei di farvelo vedere perché un po' il tempo ci manca.
Cioè, ve lo apro, ma non lo commento. Vi faccio solo vedere che è un pasticcio infinito, no? Nel senso che questo codice vi garantisce che prima venga eseguita una, poi l'altra, Perché? Perché manteniamo traccia di cosa è stato eseguito per ultimo. Ogni volta che la callback finisce, chiamiamo un metodo che si chiama next, che decide che cosa fare, quindi qual è il prossimo metodo da chiamare, no? E allora abbiamo risolto il problema. Ma cioè, guardate anche solo dalla lunghezza del codice che abbiamo scritto, che vi guardate poi con calma. Posso dire che pasticcio, per non dire le altre parole che ci sono sulle slide, per fortuna in inglese abbreviate. Cosa dobbiamo fare? Ok? Che non è certamente il modo più bello, più leggibile, più gestibile di procedere. Cerchiamo di trovare un'altra soluzione. Ok? E la soluzione ci arriva con un costrutto particolare di JavaScript introdotto non tanto tempo fa, che si chiama Promises. Ok? Non è che abbiamo la fissa di, come dire, voler imparare a tutti i costi, diciamo, costrutti più recenti, sistemi più recenti di fare le cose, eccetera. Ma questo dobbiamo assolutamente impararlo perché, primo, ci semplifica la gestione del codice. Secondo, oramai è usato da tutti e da tutte, da molte, anzi, dalle principali funzioni asincrone a disposizione nell'ambiente JavaScript, in particolare nel browser. L'operazione tipica asincrona nel browser è andare a caricare dei dati dal server. Perché? Perché il server può metterci un po' di tempo a darci una risposta, no? Bene, questa funzione che vedremo poi da tutte le parti negli esempi, che si chiama fetch, cioè in inglese carica, no? Ci restituirà una promise, cioè non funziona con la callback. Ok? Avrebbe potuto funzionare con la callback, ma ci avrebbe creato tutti i problemi delle callback, no? Che qui vedete evidenziati in un esempio che usa la read line, giusto per farvi capire, no? Ecco, tra l'altro, fate attenzione se avete le slide, le avete scaricate la scorsa settimana, ho fatto un piccolo aggiornamento, che questo codice non l'avevamo provato tanto bene, mancavano un po' di parentesi tonde e poi c'era private, che è una parola chiave, non si può usare come nome di variabile, l'ho chiamato private flag. Va bene, però, diciamo, questo è solo per farvi capire. Se io ho quattro cose in cascata, no, che devono essere eseguite una dopo l'altra, come le query di prima, e voglio assicurarmi che siano eseguite una dopo l'altra, devo scriverle dentro le callback. Quindi ogni volta c'è un nuovo livello di annidamento addizionale. Io il codice ve l'ho messo di questa, che è quello che vi dicevo prima. Quindi la read line. Questo è il codice delle slide. Ho solo messo un console log al posto dei puntini per stampare cosa recuperiamo. Quindi giusto per completare l'esempio. Questo funziona, non è che non funzioni, funziona benissimo. Quindi se noi andiamo in read line, node read line. Ah, no, scusate. Sì, qui ho già installato. Mi sa che è già installato da qualche parte, va bene, il modulo. Non so perché non me lo faccio vedere, vabbè, comunque. Va bene, dai, lo prendiamo per buono. Allora, task description, tanto vogliamo solo fare un esempio, no? Vedete, funziona. Quindi, avete visto, ogni volta aspettato, no? Perché? Perché io sono dentro alla nuova callback. Ok? Quindi io apro una callback, prendo la risposta answer e non so, la metto in una variabile dove voglio, e poi faccio una nuova chiamata che può avere a sua volta una callback e così via, no? Però continua ad annidare codice e poi non è flessibile, no? Cioè, se io una volta ne voglio chiedere 3, un'altra volta ne voglio chiedere 5 e così via. Torno a quel caso di prima delle query, cioè devo farmi un sacco di codice solo per gestire questa questione delle callback. Quindi capiamo che è un modo di procedere corretto dal punto di vista della programmazione asincrona, ma estremamente scomodo. Qui viene chiamato l'inferno delle callback.
L'inferno delle callback. Cioè, ogni volta che scriviamo una callback aggiungiamo un livello di annidamento. Infatti, c'è sempre il pericolo di sbagliarsi, come abbiamo fatto noi, già solo con le parentesi. Quindi, quando abbiamo tante callback, il codice diventa troppo complicato e anche molto rapidamente. Quindi, dobbiamo trovare una risposta differente. Accenniamo la risposta, poi facciamo pausa e poi ci buttiamo a capofitto nelle promise, perché saranno richieste nel laboratorio di giovedì. Dobbiamo cominciare a prendere confidenza con queste promise. Quindi, una promise è un oggetto speciale di JavaScript, che rappresenta il completamento di un'operazione asincrona, cioè in parole povere ci dice come è andata a finire l'operazione asincrona. È un po' come la callback, no? La callback è una funzione che viene chiamata al completamento dell'operazione asincrona. La promise è semplicemente un oggetto che mantiene il risultato dell'operazione asincrona, cioè potremmo dire, se volete, in un certo senso, mantiene il valore di quei parametri che avremmo passato alla callback, no? Se c'è stato un errore o se non c'è stato un errore, un valore che è il risultato dell'operazione asincrona. Ok? Valore nel senso di JavaScript, può essere qualsiasi cosa, stringa, numero, riferimento, oggetto, array, funzione, quello che volete. Quindi complicato a piacere. Qual è il vantaggio di usare questo sistema? È che se io ho la possibilità di dare immediatamente come risposta di un'operazione che è asincrona, la promise, quindi un oggetto particolare, io poi posso tirare avanti col mio codice, non ho più bisogno di scrivere la callback direttamente lì, posso scriverla in un altro posto molto più comodo, che sarà un metodo della promise a cui passo la funzione da eseguire, ma che non è più da scrivere lì dentro annidato, perché la promise è l'oggetto valore di ritorno dell'operazione asincrona. Quindi le promise sono state standardizzate, sono implementate in JavaScript, oramai da versioni anche abbastanza vecchie, ce l'abbiamo, diciamo, se non sbaglio, dalle SSA come promise, poi ci sono anche delle nuove parole chiave che andremo a vedere, async e await, dalle S8, che fondamentalmente sotto usano delle promise. Ok? Ecco, la promise è un oggetto che inizialmente è in uno stato iniziale che non sa dirci come andrà a finire l'operazione asincrona. Ok? Una volta che l'operazione asincrona è finita, verrà impostato dall'operazione asincrona come ho avuto successo, quindi è andato tutto bene, questo è il valore di ritorno. Oppure c'è stato un problema e questo è l'errore. Quindi abbiamo un valore anche per il caso, diciamo così, del problema e che tipicamente è l'errore che è successo, no? Un po' come i due parametri che vi dicevo prima della callback, error e data o cosa avevamo scritto, a seconda del caso. Quindi qualcuno la crea, la promise, l'operazione asincrona crea la promise, qualcun altro consuma il suo valore. Cioè, l'equivalente di chiamare la callback, però possiamo, diciamo, scriverlo in una maniera più comoda. E adesso vedremo l'esempio, poi facciamo la pausa così ci pensate, se avete dei dubbi nella pausa e poi li guardiamo bene. Quindi, la promise parte in uno stato iniziale, in inglese pending, quindi in uno stato in cui non ha né il valore di successo né il valore di fallito. E poi la promise, a seconda dell'andamento dell'operazione asincrona, avrà uno stato che cambia si dice fulfilled, quindi ha avuto successo, oppure reject, quindi non ha avuto successo. L'operazione asincrona. E sulla base dello stato in cui è andata la promise, potremmo decidere di eseguire un'azione piuttosto che un'altra. Come?
collegando a questa promise delle callback, tanto per cambiare. Ma lo facciamo in una maniera più comoda, come vedremo nel codice tra poco. Come si crea una promise? Beh, è abbastanza semplice. C'è una funzione apposta che si chiama promise, P maiuscola, a disposizione globalmente, questo sia in Node, sia nel browser, nei vari ambienti di esecuzione JavaScript che supportano le promise, a cui dobbiamo passare una sola cosa, che è la funzione che esegue l'operazione asincrona, che prende come parametri due parametri. Una funzione da chiamare quando tutto ha avuto successo, quindi l'operazione asincrona è terminata e ho avuto successo, resolve, oppure un'altra funzione da chiamare quando c'è stato un problema, reject. Ok? Posso chiamare o l'una o l'altra. Ovviamente se faccio dei pasticci poi ci saranno delle regole che dicono che cosa succede, tipo una volta che ho chiamato resolve reject, se le chiamo di nuovo non succede niente, vengono ignorate, eccetera. Però il codice ben scritto chiama una volta che ha finito o resolve o reject. Ok? Fine. Questa è l'operazione asincrona. Quella che viene chiamata execute function. Che viene eseguita nel momento in cui l'oggetto promise viene creato. Okay? Eseguita nel senso si fa partire, se poi ha una sua componente asincrona al suo interno, boh, si fermerà, attenderà i dati dal DB, eccetera, ma non ci blocca il thread di esecuzione una volta che deve attendere. Ok? Ok, vediamo come si usa. Quindi, come faccio ad agganciare qualcosa al risultato della promise? Ci sono due proprietà, la proprietà then e la proprietà catch. Quindi, sono metodi dell'istanza definita dell'oggetto promise. C'è qualcuno dentro promise farà return di un oggetto che ha due campi, uno then e uno catch, che sono delle funzioni a cui noi possiamo passare delle callback da eseguire. Ok? Capisco che diciamo, dirlo a parole è sempre complicato. Facciamo degli esempi. Quindi, sì, io direi, facciamo il primo esempio, ok? E poi facciamo la pausa. Così l'avete visto, chi vuole paciocca, e se no chi vuole, diciamo così, va al bar. Sì, si sente ancora. Segno che tra poco bisogna interrompere. Allora, dunque, ecco, promise timeout. Quindi qui siamo in week 03. Promise timeout, chiudiamo il resto. Quindi questo è semplicemente il codice che vedete sulle slide, no? Questo qui, wait, e poi il codice che lo usa, quindi then catch, ok? Quindi ho semplicemente copiato il codice delle slide. Sempre il nostro use strict. Function wait return new promise che prende come parametro. Prende come parametro. Dove si chiude? Qui. Ok. Esatto, sì. Prende come parametro una callback, tanto per cambiare, no? In JavaScript siamo pieni. Questa callback ha due parametri, resolve e reject. Il nome glielo do io, ma se resto con questi nomi è più facile da leggere il codice. Potevo chiamare A e B, ma non si capiva poi più niente, no? Resolve mi dice, ok, è andato tutto bene, reject mi suggerisce che c'è qualcosa che non è andato bene. E io devo eseguire del codice, ok? Che faccia l'operazione asincrona. In questo caso l'ho scritto io il codice, negli altri casi lo faremo fare a qualcun altro. Possiamo chiamare l'API del MySQLite, quindi del database, e fargli eseguire la query. E nella callback chiamare resolve. Ok, questa è l'idea. Cominciamo con l'esempio semplice. Questa è una promise che viene risolta.
Resolve viene chiamato dopo un tot di tempo, no? Cosa usiamo? La set timeout come l'abbiamo usata nell'esempio di questa mattina all'inizio, no? Quindi, come funziona la set timeout? Passiamo una funzione da chiamare e diciamo dopo quanto tempo chiamarla. La funzione da chiamare ce l'abbiamo, è la resolve, che imposta la promise in stato fulfilled, cioè ha avuto successo. Quando lo fa, siccome abbiamo usato la set timeout, dopo un tot di tempo, duration in millisecondi. Ok? Va bene. Per fare un esempio un po' più significativo, cioè non una promise che risolve sempre con successo, quindi sempre fulfilled, ho fatto questa cosina. Ho detto, vabbè, se mi hai passato un duration minore di 0, io non posso aspettare per un valore negativo. No? Allora cosa dico? Beh, l'operazione non si può fare, no? Sono dentro una promise. Ho un meccanismo per dire che c'è stato un problema. E il meccanismo è chiamare la reject. Quindi chiamo reject, eventualmente anche con dei parametri. Anche la resolve si può chiamare con dei parametri. Diciamo, avrei potuto anche scrivere reject e basta, no? Però senza, come dire, è buona. È buona norma, come dire, dare delle indicazioni, no? Perché se no uno scrive il codice e non si sa mai cosa succede. Come quando ho lanciato un'eccezione, se lanciate error e basta, vabbè, c'è stato un errore, però potevi almeno dirmi che tipo di errore, che problema c'era stato, no? Ok, poi parliamo, dopo l'intervallo del parametro. Come faccio ad usarla? Una funzione che ritorna una promise è molto semplice, si usa. Avrà un suo valore di ritorno che è la promise. La promise ha due campi che abbiamo detto sono dei metodi. Uno è il then, il più usato, che è quello che diciamo una volta che la promise è andata in stato fulfilled, quindi è stata risolta con successo, esegue del codice. Quindi then esegue del codice. Io qui l'ho scritto sotto forma di arrow function, una funzione. Da eseguire, vabbè, mi stampa successo. Ok? Altrimenti, adesso punto catch, vedremo perché dopo l'intervallo, perché è attaccato qui e non l'abbiamo attaccato direttamente a wait, perché in realtà la promise usciva qui. Possiamo scrivere dopo punto catch e prendere il valore error che sarà quello che abbiamo passato qui nella reject, e farne cosa vogliamo. Come prima potevamo fare una cosa vogliamo, solo che non avevamo un valore, quindi c'era niente da fare. Ok? Poi dopo l'intervallo vi dico come mai funziona, anche se la mettiamo qui e non sopra. Proviamolo, così vi lascio poi riflettere. Node, promise, timeout, slide. Quindi avete visto un secondo, riproviamo. Un secondo e ho avuto successo. Ok? Potevo ottenere la stessa cosa scrivendo setTimeout, aperta tonda, console.log, success. Quindi, però non stavo sfruttando le promise. Questo è l'esempio semplicino. Poi adesso complichiamo. Facciamo solo la prova che non funziona, meno 1. Quindi devo ricordarmi di salvare. Ok, quindi passo un valore negativo e quindi entrerò in if duration minore di 0 e non entro in setTimeout resolve. Ok? Va bene, siamo spiritosi. Cosa succede? Succede che viene eseguita la funzione esecutrice, che è questa che diamo al costruttore. Duration minore di 0 fa immediatamente la reject. Avete visto che non ha aspettato un secondo. Perché il setTimeout mi fa aspettare un secondo. Reject è immediato, non ha nient'altro da fare. E allora, boh, eseguiamo il codice della reject, no? Quindi riproviamo. Non mi fa aspettare. È immediato. Non è come l'altro. Se metto 1000, aspetto. Mettiamo 2000, ma così si vede di più. Nel caso del, reject, del response, resolver, aspetto. Ok, quindi ho realizzato quello che mi proponeva, cioè io ho chiamato una funzione che esegue un'operazione asincrona, ok? Mi ha subito dato qualcosa, però ho
posso, tramite il then e il catch, fare eseguire del codice solamente nel momento in cui so l'esito dell'operazione asincrona. Okay? E non lo devo passare alla funzione wait, cioè qui non ho bisogno di un parametro con una callback, come ho fatto finora, no? Con la question della read line, piuttosto che con le varie funzioni run, get, eccetera, del DB. Okay? Quindi ho disaccoppiato la callback dalla chiamata della funzione asincrona. Questa è l'idea della promise. Ok? Ok, vi lascio digerire mentalmente questa cosa, facciamo 5-10 minuti di pausa e poi dopo ci dedichiamo solo più alle promise e finiamo queste slide. E in laboratorio proverete queste cose.